Ciao a tutti, sono Alessandro. Oggi vediamo insieme un piccolo circuito di psicomotricità da far eseguire ai vostri bambini. Allora, abbiamo bisogno di tre palline o di qualche birillo, una superficie instabile, una pedana instabile, due bastoni e un tappeto per fare le capriole. Vediamo insieme cosa si può fare. Allora, cominciamo con uno slalom tra le palline. Possiamo eseguirlo o gattonando in questa maniera, tutto più velocemente possibile, oppure possiamo farlo camminando all'indietro, così, sulle mani e sui piedi, sempre attenzionando a non colpire le palline. Dopodiché facciamo equilibrio sulla pedana. Cerchiamo di stare 5 secondi in equilibrio sulla pedana. Così. Ok. Poi facciamo dei balzi a piedi uniti da una parte e dall'altra dei bastoni. Sui materassi possiamo fare la capriola oppure rotolare. Per la capriola ci mettiamo giù, appoggiamo la fronte a terra, spingiamo con le gambe e rotoliamo. Altrimenti, per chi non sapesse fare la capriola, possiamo fare il rotolamento. A candela e si rotola. Questo percorso può essere eseguito più volte. Chiaramente, quando si parla di bambini, il percorso, se è eseguito da un bambino solo, diventa presto noioso. Se c'è occasione di stare con degli amici, il gioco dura di più, ma consideriamo sempre che dopo 10 minuti, un quarto d'ora, i bambini si stuferanno di fare questo percorso. Bene, per oggi è tutto, ci vediamo con il prossimo video con altri aggiornamenti. Ciao!